frequento il terzo anno di informatica. Il mio percorso è un po' particolare, vengo da un liceo classico, quindi ho iniziato l'università senza sapere minimamente come si scrivesse un programma o come si sviluppasse un algoritmo. Nonostante questo, sono sempre rimasta affascinata da questo mondo e l'interesse era troppo forte per non provarci. Dopo 3 anni posso assicurarvi che non cambierei assolutamente nulla del mio percorso. All'inizio dei corsi ero un po' spaventata, avevo paura di essere indietro rispetto ai miei compagni o di non capire qualcosa, ma mi sono tranquillizzata subito. I corsi infatti partono da zero e sono dati a qualsiasi livello di preparazione. È un mondo diverso da quello delle superiori, bisogna prenderne atto, però aiuta tanto a crescere. Si iniziano a conoscere i propri limiti e si impara ad organizzarsi non soltanto le singole giornate, ma le settimane o i mesi. Magari passerete ore e ore nell'aula studio in vista di quel tanto temuto esame. Avrete dubbi, perplessità, penserete di non farcela, però sono sicura che arriverete alla fine di questo percorso e sarete fieri di tutti gli sforzi che avete fatto per arrivare a fare quello che vi piace davvero. Ciao, mi chiamo Daniel Gabutti, ho 21 anni e sono al terzo anno del Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino e sono qua per raccontarvi della mia esperienza dal punto di vista di uno che ha fatto l'ITIS come molti di voi che stanno guardando adesso. Il primo anno è una sorta di anno cuscinetto per noi dell'ITIS perché la maggior parte delle difficoltà proverranno dalle materie matematiche, di ricerca operativa, analisi matematica. Le materie che trattano di programmazione, programmazione 1 e 2, sono rispettivamente un ripasso per noi del programma di terza e di quarta superiore di informatica. Entrambe le materie vengono affrontate con l'uso di Java e servono per portare allo stesso livello tutti gli studenti, quindi non solo noi ma anche quelli del classico, dello scientifico, economico-sociale, che non avranno mai avuto ovviamente esperienza con l'informatica. Quindi per noi serve semplicemente per abituarci ai ritmi universitari. Le difficoltà vere si presenteranno nel secondo anno, perché non solo arrivano materie che ballano sul confine tra l'informatica e la matematica, linguaggi formali e traduttori, algoritmi, ma ci sono anche materie che espandono la cultura generale, tipo economia, diritto, fisica, ovviamente sempre svolte in chiave informatica. Oltre a questo avremo a che fare anche con i primi progetti, che sono delle esercitazioni da svolgere individualmente o in gruppo, indipendentemente dai professori. Nel secondo anno, infatti, tra le altre cose, svilupperete un programma in C, un database e un set di algoritmi mirato all'efficienza. Ma superato questo passo, il terzo anno vi prepara a quello che arriverà dopo la laurea. Infatti lo stage, caratteristico del terzo anno, vi preparerà al mondo del lavoro e può essere fatto esternamente, ovvero direttamente a contatto con un'azienda, o internamente, in modalità, tra virgolette, smart working, con un professore, di vostra scelta. La concretezza del terzo anno si riflette anche nelle sue materie. Infatti, per esempio, si parlerà di sviluppo delle applicazioni software, di sicurezza informatica e di sistemi intelligenti, ovvero un'introduzione all'intelligenza artificiale, per la quale la nostra università fornisce anche una laurea magistrale. Questa è stata una panoramica di quello che vi aspetta nel percorso triennale, ma vorrei un attimo soffermarmi sulla didattica. Sono contento infatti di dire che i professori non solo sono stati molto bravi a spiegare, ma sono anche stati molto disponibili per il ricevimento, sia di persona che via mail. Inoltre hanno fornito una didattica molto malleabile a seconda delle condizioni. Un esempio perfetto è quello di adesso del coronavirus, dove la transizione da didattica tradizionale a didattica online è stata molto fluida, cosa che, come sappiamo, non si può dire per tutte le scuole e per tutte le università. E per concludere vorrei anche portare la vostra attenzione sull'utilità di una laurea in informatica nel mondo di oggi. Come sappiamo, la disoccupazione, soprattutto in Italia e soprattutto in questi tempi, è un grave problema, ma l'informatica è uno dei settori più in espansione nel mondo in questo momento. Di gente come noi se ne richiede a tonnellate. In altre parole, la laurea fornita dal nostro dipartimento è praticamente un biglietto verso un posto di lavoro assicurato, specialmente se si fa la magistrale poi dopo aver concluso questo percorso iniziale. Spero con questo breve video di aver chiarito eventuali dubbi e ci vediamo in dipartimento. Ciao! Ciao, mi chiamo Rosita, da 5 anni frequento il Dipartimento di Informatica di Torino e ora sono all'ultimo anno di magistrale. Ho cominciato 5 anni fa sapendo malapena come funzionava un ciclo FOR, però grazie ai compagni che ho incontrato lungo il mio percorso e anche grazie ai professori che non hanno mai dato nulla per scontato, ma anzi sono sempre stati disponibili per risolvere i miei dubbi, sono riuscita a laurearmi alla triennale in tempo e anche con un ottimo risultato e presumibilmente finirò in tempo anche la magistrale. Speriamo. Quest'anno l'idea era di andare 5 mesi in Lussemburgo per dare il mio ultimo esame e scrivere la tesi grazie ad una borsa Erasmus, però purtroppo non mi è stato possibile a causa della pandemia. Nel caso in cui siate interessati, mi auguro che sarete più fortunati.
Ovviamente non dovete aspettarvi che il vostro percorso di studi sia tutto rose e fiori o che andrete d'accordo con ogni professore, però sono sicura che se vi impegnerete il dipartimento saprà essere un ottimo compagno al vostro fianco e quando uscirete sarete pronti ad affrontare la carriera lavorativa che preferite. Quindi spero di vedervi presto. Ciao! Ciao, sono Federico e sono uno studente del secondo anno di informatica. Nonostante abbia sin da piccolo avuto una grande passione per questo mondo, alle superiori ho scelto di fare il liceo linguistico, che non ha molto a che fare con esso. Quando si è trattato di scegliere il percorso universitario, ho pensato però che fosse arrivato il momento giusto di soddisfare questa mia curiosità. E nonostante non avessi nessuna competenza, né matematica né tantomeno informatica, posso dirvi oggi che si è rivelata la scelta giusta. Non ho avuto alcuna difficoltà nell'affrontare i corsi, ho trovato una buona compagnia per studiare e i professori si sono dimostrati disponibili e molti sono anche riusciti a comunicarmi la loro passione. Dell'università apprezzo l'ambiente collaborativo fra studenti e naturalmente i corsi. Certamente non tutti alla stessa maniera, ma in linea di massima posso dire che alcuni più, altri meno, hanno tutti contribuito ad una crescita intellettuale per quella che posso dire essere la mia passione. Personalmente non ho trovato alcuna difficoltà in questi 2 primi anni. Organizzandosi non si rischia di lasciare esami indietro e non si è costretti ad abbandonare passioni o amicizie. L'impegno richiesto dai singoli corsi non mi è mai pesato e studiando in un ambito così stimolante sono certo che sarà così anche per i futuri studenti.